Buongiorno, ben ritrovati in questa nuova giornata che inizia in pole position. Mentre state facendo colazione, mentre state andando al lavoro, vi portiamo un argomento importante come quello della bellezza, della cura del nostro corpo attraverso dei prodotti cosmetici, ma anche attraverso degli integratori alimentari che devono essere naturalmente in entrambi i casi prodotti di alta qualità, visto che si parla della nostra salute e della nostra bellezza. Lo facciamo con la BEC Natura di Forlì e con questa mattina il professor Luca Valgimigli, che ringrazio, buongiorno. Buongiorno a lei. Presidente di BEC Natura. Valgimigli, intanto vorrei parlare subito con lei di un tema molto importante e molto caro alla BEC, che è quello della ricerca. Certo, la ricerca è il punto di forza della nostra azienda, che investe circa il 50% delle risorse sia economiche che umane nel campo della ricerca, perché diciamo, è il punto da cui è nata la nostra azienda e che è il leitmotiv della nostra attività. Ricerca che si estende ovviamente, parte diciamo, dalla ricerca delle materie prime, degli ingredienti naturali più efficaci per costruire una formulazione cosmetica o un integratore alimentare, in particolare estratti di piante, conservanti naturali, oli essenziali, e si estende fino alle formulazioni, le formulazioni che vengono poi studiate sia con test in laboratorio fino al test in vivo sull'uomo. Diciamo, connesso all'argomento della ricerca ovviamente c'è l'aspetto della qualità. La qualità riveste un'importanza molto elevata e l'insieme diciamo, di grande qualità e ricerca sono diciamo, i responsabili dell'attività, dell'efficacia delle certo. formulazioni che noi proponiamo. Quindi create e ideate sempre prodotti nuovi, immagino, sul mercato. Certo, abbiamo continuamente introduzione sul mercato di prodotti nuovi, sia in ambito cosmetico che nel settore degli integratori alimentari. In ambito cosmetico una delle novità abbastanza recente, solamente un anno che è sul mercato, è la linea biologica, che si chiama Terra Biocare. Mentre diciamo, nel campo diciamo, della nostra produzione più tradizionale, che è quella dei prodotti naturali adatti anche all'uso per vegetariani e vegani, proponiamo quest'anno una nuova formulazione, una crema anti-age per il viso, antimacchia. Si chiama Perla di Luna ed è una formulazione pensata per ridare omogeneità al colore della pelle. È una, diciamo, potremmo normalmente chiamarla una crema schiarente o sbiancante, certo. Ma è soprattutto diciamo, pensata per risolvere il problema delle macchie senili o delle discromie cutanee. In tutto questo il tema costante è la natura, la naturalità di questi prodotti, che siano fiori, piante o oli magari essenziali o minerali, ecco, tutto arriva dalla natura. Tutto deriva dalla natura perché diciamo, questo è la nostra origine. Noi nasciamo 34 anni fa dalla passione dei due soci fondatori per i prodotti naturali, per le piante officinali, per gli oli essenziali e per il loro utilizzo nelle pratiche terapeutiche orientali come la medicina tradizionale cinese o i massaggi shiatsu e ampuku della tradizione giapponese. E ormai credo non si possa più parlare di una tendenza ma di una cultura vera e propria che anche in Italia si è affermata. Certamente, ormai è molto importante, anzi direi che è una cultura dominante sul mercato sia del cosmetico tanto più dell'alimentazione, certo. Quindi degli integratori alimentari. Grazie allora a BEC Natura di Forlì, grazie al professor Luca Valgimigli per essere stato con noi. Grazie a lei. Questa intervista a BEC Natura la potete rivedere on demand quando volete su tutti i nostri dispositivi, sui siti internet e sui smartphone e tablet. L'appuntamento è per domani mattina alle 7 sul canale 160 del Digitale Terrestre Nazionale. Avremo ancora una volta occasione di iniziare insieme la giornata molto bene, benissimo, in pole position.